Ritorna l'appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Ho il piacere di avere nuovamente nostra ospite, un'educatrice, pedagogista, scrittrice, diventata anche amica di Padre Pio TV, Silvia Poletti, per parlare di uno dei suoi diversi libri, non l'ultimo in ordine cronologico. Ciao Silvia, benvenuta. Ciao Paola, grazie e grazie ancora per l'invito, bentrovata. Parliamo di questo libro, edito dalla San Paolo, che si intitola Genitori affascinanti, capaci di parlare al cuore e ascoltare con gli occhi. Allora, un libro dedicato ai più piccoli, ma scritto per i grandi. Perché, Silvia? Beh, ai piccoli devo tutto il libro, perché coi bambini, se stai con loro, se hai questa passione educativa, impari tantissimo e non finisci mai di imparare. Loro ti insegnano veramente come devi essere genitore, insegnante, educatore, quindi per me era dovuto, questo era proprio un ringraziamento, perché se l'ho potuto scrivere è perché loro me l'hanno permesso con tutto quello che mi hanno insegnato nella relazione professionale e personale, perché ho imparato tanto anche dai miei figli direttamente, molti esperimenti, diciamo, esperimenti li ho fatti su di loro, per cui dovevo ringraziare per i più grandi, perché penso che quello che mi è stato così amorevolmente dato da questi bambini e ragazzi, anche adolescenti, era doveroso passarlo, perché molte di queste cose nella relazione hanno funzionato, sono state vincenti, cose molto pratiche, so che l'hai letto e che hai apprezzato la praticità, quindi esatto. Mi piaceva l'idea di fare una sorta di manuale dove tutti potessero sperimentare, provare e vedere che cosa, oltre agli strumenti che ognuno di noi ha, sperimenta e sono assolutamente da mantenere, tutto ciò che funziona va mantenuto, altri che ho sperimentato personalmente. Silvia, perché amore e le migliori intenzioni, così come hai scritto tu, non bastano per diventare genitori affascinanti? Poi perché affascinanti? E che cosa occorre? Spesso penso che ognuno di noi, dai propri genitori, si sia sentito dire: ma io l'ho fatto perché pensavo con le migliori intenzioni, l'ho fatto per il tuo bene. E noi come figli forse abbiamo detto sì, però forse mi hai fatto male. Ecco, non sempre ciò che l'adulto fa con le migliori intenzioni, cioè pensando di fare del bene, e questo è sicuramente un presupposto indispensabile, ha degli effetti positivi, a volte ha degli effetti, ahimè, anche molto negativi, controproducenti, addirittura l'opposto di quello che l'adulto vorrebbe. Ecco che a questo punto le migliori intenzioni non sono sufficienti, ci vuole competenza. Mentre una volta forse il genitore non era così richiesto che fosse competente nell'essere genitore, perché ovviamente gli educatori e i professionisti devono essere competenti, no? Devono studiare, devono prepararsi. Credo che oggi la complessità sociale preveda che il genitore sia competente, si prepari per essere genitore, se no farà fatica a fare questo. Non dico preventivamente, ma anche in itinere possa avere dei gruppi dove potersi confrontare, se proprio in situazioni veramente di difficoltà, anche che sembrano banali. Faccio degli esempi pratici: i bambini che fanno dei capricci molto molto persistenti e pesanti, lettoni, bambini che dormono nel lettone fino a 12, 13, 15 anni. Ecco, ci sono situazioni che i genitori con le migliori intenzioni hanno probabilmente iniziato, ma nelle quali poi rimangono intrappolati, quindi devono farsi aiutare o confrontarsi anche con persone che magari invece sono riuscite, un po' per fortuna, un po' per competenza, ad affrontare a livello educativo alcune situazioni in modo più efficace. E affascinanti, beh, a me piace molto questo termine, che ovviamente non significa in termine, non è riferito all'estetica, ma è riferito all'essere persone significative. Io credo che ormai in questo, soprattutto in questo periodo, gli occhi sono tutti basti, gli occhi degli adulti, gli occhi dei ragazzi sono tutti così, no? A guardare tablet, telefoni. E si sia persa la potenza e la bellezza dello sguardo, del guardarsi.
Una volta un mio caro amico mi disse: secondo te perché Dio non ci ha fatto con gli occhi che possono guardare noi stessi? Noi abbiamo bisogno di uno sguardo, di uno specchio, scusami, di uno specchio per poterci vedere. Ecco che allora l'altro è il nostro specchio e allora abbiamo bisogno di specchiarci negli occhi degli altri. I nostri bambini hanno bisogno di vedere i nostri occhi, il nostro sguardo su di loro. Al parco giochi è molto triste vedere genitori che sulle panchine, guardano i cellulari invece che guardare i loro figli mentre stanno giocando, arrampicandosi sui vari attrezzi dei parco giochi. I bambini, anche se sembra con la coda dei loro occhi, stanno guardando se noi li vediamo. E questo è molto importante. Nel libro riporto l'esempio di questa ragazzina alle medie che in un colloquio è scoppiata a piangere. Io mi sono un attimo preoccupata perché non sembrava che stesse male. A un certo punto, emozionata, mi disse: scusa, non sono abituata ad essere ascoltata. Ecco, io credo che sia importante trovare degli spazi, dei momenti dove fare un vuoto dentro di noi come adulti, invece di avere la preoccupazione di dare tante risposte, di essere super efficaci. Forse fare del vuoto, ovvero far entrare l'altro, farlo entrare e non avere la preoccupazione di dover dire o fare qualcosa. L'altro ha bisogno, il nostro bambino, il nostro ragazzo, la nostra ragazza hanno bisogno di sentire qualcuno con cui a volte potersi semplicemente specchiare. Ma se noi continuiamo a dare suggerimenti, diamo soluzioni, loro non ci dicono che non li capiamo, perché non li stiamo ascoltando. E infatti tu sottolinei molto questo aspetto dello sguardo, dell'essere ascoltati anche con gli occhi, come hai scritto in un capitolo. E poi mi è piaciuto molto questo proverbio giapponese che ho appuntato, con il quale comincia il capitolo dedicato alle punizioni che funzionano. Alcune volte vinci, tutte le altre volte impari. Questo proverbio giapponese dice così. Proprio appunto per introdurre, come dicevo, il capitolo dedicato alle punizioni, lo mettiamo tra virgolette, che funzionano. Servono anche quelle per essere genitori affascinanti, Silvia. Sì, anche se appunto le punizioni che funzionano per me non si chiamano punizioni, ma si chiamano conseguenza delle azioni. Ovvero, se tu mi tratti male, come può succedere a un bambino anche di 2 o 3 anni, no? Che ti risponda molto male, che faccia dei forti capricci, che non apprezzi quello che stai facendo per lui, che ti butti il piatto all'aria, ovviamente parlo in generale, poi sì, ci sono situazioni e situazioni, bambini e bambini, però in generale non ha senso dire adesso non guardi la TV, dal mio punto di vista ovviamente, perché mi hai risposto male, perché mi hai morsicato, ti tolgo la PlayStation, quello riguarda, come dico io, un po' il Vecchio Testamento, occhio per occhio, dente per dente, no? Ecco, noi dobbiamo mettere in atto il Nuovo Testamento, ovvero da un punto di vista educativo, di metafora educativa, ovvero beh, se tu mi hai trattato male, adesso io non ho voglia di fare questa cosa con te che avevamo detto che avremmo fatto. Io non ho voglia di stare con te, piuttosto che mi spiace che tu abbia deciso di disubbidire e di stare tutto quel tempo al tablet. E sei stato anche per il giorno dopo, quindi domani di conseguenza non ha più senso che tu ci stia. Mi spiace che tu abbia scelto di non studiare ieri perché oggi dovevi andare alla partita, alla festa, perché lo sapevi, quindi oggi hai scelto di non andare. Ecco, rimandare a loro la responsabilità delle loro azioni è molto importante. Altrimenti rimaniamo sempre noi cattivi. Io non ti faccio questo, adesso tu vai, ti tolgo la PlayStation per un mese, anche perché poi non funzionano, no? Inaspriamo solo il rapporto. Mentre quando tu dici a un bambino: beh, peccato che tu abbia scelto di non fare questa cosa, o di perché adesso di conseguenza non ha più senso che tu lo tenga, visto che hai già fatto 2 ore di tablet prima, quindi adesso non hai più la possibilità di farlo, sai che la regola è questa. Ecco, le conseguenze delle azioni. Non c'è questa logica in Italia c'è una logica non c'è la logica, scusami, della conseguenza delle azioni e del risarcimento del danno. Ti faccio un esempio anche scolastico, no? Sì. Che lavorando a scuola mi viene molto anche facile in questo momento.
Spesso succede che i bambini si facciano male, volontariamente o involontariamente. E io vedo bambini che vanno dalle bidelle generalmente a prendere il ghiaccio perché non si sono fatti tantissimo male, ma comunque magari per una spinta di un altro bambino vengono a prendere il ghiaccio della bidella e lo mettono sul ginocchio. Ma non sono accompagnati da chi li ha spinti, sono accompagnati magari da un altro compagno. Mentre chi li ha spinti è sopra, rimasto in classe su una seggiolina a pensare. Forse era meglio che si prendesse cura del suo compagno, andandogli a prendere il ghiaccio, standogli vicino, preoccupandosi del male che anche involontariamente gli ha fatto. Ecco, questo per me è la conseguenza delle azioni, non la punizione. Bene, allora il libro di Silvia Poletti, prendete carta e penne, appuntatevelo, cari genitori, edito dalla San Paolo, genitori affascinanti, capaci di parlare al cuore e ascoltare con gli occhi. Firmato da Silvia Poletti, che ringrazio di cuore per essere stata con noi, per presentare Grazie a il voi. suo libro e darci, come sempre, dei consigli illuminanti. Grazie ancora, grazie soprattutto per la tua amicizia, Silvia. Grazie, grazie a te. Alla prossima occasione.